Le creature partorite dalla mente di Tarantino sono tutte interne al suo presepe mentale. Il suo immaginario è il cinema, la realtà rimasticata e fagocitata dalla macchina cinematografica. Fuori dalla storia, in una mitopoiesi di archetipi, attinti ai generi popolari, ai VHS da videoteca, usurati al parossismo quando era commesso nella Video Archives. C'è un boss nero, con la testa tonda e lucida, i Ray-Ban. Un taglio misterioso inferto sulla nuca, coperto da un cerotto. Viene dalla Black Exploitation, dai film per soldi neri degli anni 70, da cui Tarantino preleverà anche Pam Grier, ovvero la sua Jackie Brown, che fu Foxy Brown. Nel presepe di Tarantino, Marcellus Wallace è una sorta di divinità, un primo motore immobile. Chiama al telefono da un Olimpo consono a lui, da una collina di Los Angeles. Alle sue spalle c'è la classica piscina d'ordinanza. E c'è Mia Wallace, con tanto di cuffia, costume e occhiali neri. Sigarette e drink in mano, una versione dark di Jacqueline Kennedy. Ecco l'Olimpo. Non manda un redentore ai suoi fedeli per mondare i propri peccati. In un mondo in cui non c'è più il sacro, manda un Deus ex machina che gli pulisca la macchina dopo un incidente di lavoro. Serissimo come i bambini quando giocano, Quentin Tarantino immagina i rapinatori altrettanto seri nella distribuzione dei nomi in codice, prima di una rapina. Vestite come i killer yakuza di tanto cinema di Hong Kong, le iene in giacca e cravatta nera hanno nomi da scuola materna, corrispondenti ai colori primari. C'è un demiurgo ordinatore, testa tonda e cranio lucido, come Marcellus Wallace, però è bianco. Joe Cabot, alias Lawrence Tierney, attore feticcio che negli anni 40 fu Dillinger, lo sterminatore, una sorta di versione hard-boiled di Robin Hood, nume tutelare nella cosmologia tarantiniana dell'universo parallelo dei rapinatori di banca. Per questo parla ragion veduta quando vuole punire il sordido Steve Buscemi. Un nome grottesco, stridente con il mondo dell'eroide dei rapinatori di banca, alla iena più feroce e melliflua. Mr. Pink. Deve essere metafisicamente lo yaghesco Steve Buscemi. Qualcun altro, su un altro lavoro, meriterà il nome sfavillante di Mr. Purple. Tutto consiste nel nome, in barba a Giulietta. Anche la morte è banalizzata, ridotta a sketch macabro, a inciampo comico. Come nello slapstick, come in Buster Keaton, come nei cartoni animati di Tex Avery o come in Grattachecca e Fichetto, lo spin-off macabro dei Simpson. I due adepti del dio Marcellus hanno bisogno di un risolutore. In un mondo di pura superficie, desacralizzato, arriva il Redentore. Addobbato come un venditore di auto usate o un rappresentante di champagne di lusso, arriva Mr. Wolf. Baffetto curato, capello arrabbiato all'indietro, papillon mollemente adagiato in una festa imbalsamata quando viene richiamato al dovere da Marcellus Wallace. Si annota ai presenti su un block notice, classificando per il colore della pelle. Sembra il Mel Brooks, alias Luigi XIV, della pazza storia del mondo. Quello che dice compiaciuto è bello essere re. Bolide sfavillante e pin-up prorompente tipo Daisy Hazard al seguito, figlia di uno sfasciacarrozze senza troppi scrupoli, Monster Joe. Questo è il Salvatore che ci meritiamo. Mr. Orange e Mr. White, ovvero l'inglese e il newyorkese. Lo sbirro single, tardo adolescente, fan del Silver Surfer e dei fumetti Marvel, è il rapinatore esperto che amava Alabama, una donna con le palle. Ma poi certi coinvolgimenti stridevano col lavoro. Incastrati in un dramma da camera granghignolesco, crudo come una tragedia di Seneca, di quelle che improvvisavano per la plebe per tenerla a bada, evitando tumulti. Nelle rappresentazioni si consumavano delitti veri, di condannati a morte, dati in pasto all'embrione della società dello spettacolo. Martiri, per amor dell'arte. In un lago di sangue il poliziotto infiltrato, attore troppo bravo, e il criminale di lungo corso vivono la loro storia d'amore e tradimento, definitiva, alla Genè, altro che Brokeback Mountain. Evocare un mondo e renderlo autentico e fascinoso. Tarantino come Shakespeare. Questo è il suo discorso amletico agli attori, la sua enunciazione di poetica. Per rendere vivo un mondo di rapinatori, meglio ridere le scene d'azione. La rapina è obscena, fuoriscena, evocata, citata, attesa, non vista ma sentita. Importante raccontare gli interstizi, i dettagli, le connotazioni. Per
i rapinatori come fruitori di musica pop, esegeti di Madonna nelle sue varie fasi artistiche, come spacciatori di basso cabotaggio, di erba, nei momenti di magra, fra una rapina e un'altra, malati dello junk food e dello junk cinema, come ragazzi perduti. Per sospendere l'incredulità dei rapinatori o degli spettatori, devi concatenare dettagli, costruire un immaginario condiviso. Rem teme, verba sequentur. Se conosci i dettagli logistico-spaziali di un cesso, potrai far sentire al tuo attento e feroce uditorio la verità di quel cesso, fondamentale per sopravvivere e recitare bene. Tarantino illumina un altro interstizio, esalta un tempo morto. John Travolta è un Tony Manero unto, imborsito, orecchinato, eroinomane. Racconta che cos'è l'Europa al sicario nero e ricevuto Samuel Jackson, altro pezzo da moderniato da Blaxploitation. Si esibirà poi in un virtuosistico twist, mostrando che sotto l'adive palpita ancora la grazia. L'Europa non esiste, nemmeno l'America. L'Europa è il suo hashish legale, se vai ad Amsterdam, bere la birra al cinema, le patatine nella maionese, l'invariabilità immarcescibile del Big Mac. La storia non esiste, il tempo è un eterno presente, affondato nel vintage, sospeso in un revival eterno. Quando racconterà la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa al suo massimo di intensità storica, Tarantino la racconterà dipingendo quello che c'è nelle sue corna, una farsaccia alla Jerry Lewis, con Hitler e Marchetta, come nei fumetti di propaganda, bruciato vivo dalla pellicola. Kill Bill è la fine trionfale del verismo tarantiniano. Dopo aver ritratto affettuosamente l'invecchiamento e la stanchezza degli eroi fumettistici della sua infanzia, immalinconendo eccessivamente il suo pubblico e rischiando di perdere il suo appeal di supereroe condiviso del cinema mondiale, Tarantino inventa un'epica sfavillante. Prende i B-movie di Hong Kong e li trasforma in Colossal, in strage coreografica articolata, in verticale simmetrico di lame, dilatato in un tempo sovradimensionato, in due atti interminabili. Un'eroina capace di trascendere l'umano, di decapitare centinaia di nemici, di sopravvivere ai proiettili, al coma prolungato, ad un'inumazione prematura, alla Edgar Allan Poe, inflittale dall'amato odiato maestro, amante Bill. Dall'Oriente Tarantino riprende anche la vena fortemente melodrammatica. Le spade di Hattori Hanzo sono i superpoteri. Siamo supereroi, Uma. Non possiamo ridurci a un'esistenza piccolo borghese. Non possiamo uscire dal tempo cristallizzato dei telefilm e dei fumetti. Non invecchieremo mai. Lei lo uccide e lo sottrae alla vecchiaia, facendo esplodere gli organi interni con cinque tocchi.